L'imponente piazza Ringo, quasi 4.000 metri quadrati di superficie, era il fulcro del potere religioso cittadino. Con la presenza della cattedrale, del battistero e del palazzo vescovile, oggi sede del Museo Diocesano. Come era usanza in epoca medievale, anche Piazza Ringo era abbellita al centro da un albero di olmo che insieme alla quercia era l'albero sotto cui si amministrava la giustizia. E ancora oggi è lo scrigno in cui la sera della vigilia della Quintana di agosto si rievoca sul sagrato della cattedrale l'offerta dei ceri. Nell'antichità i rappresentanti delle arti e delle corporazioni donavano al vescovo della città un cero votivo per accattivarsi la benevolenza del patrono Sant'Emidio. Per secoli la città ha ospitato tornei cavallereschi in onore del patrono della città. La piazza, di forma rettangolare irregolare con i lati divergenti, venne abbellita nel XIX secolo con una statua alta più di 3 metri che oggi si trova nei giardini pubblici della città, che raffigura Vittorio Emanuele II. Nel 1884 l'ingegnere Gabriele Gabrielli progettò di inserire due fontane gemelle in travertino accanto alla statua del primo re d'Italia. E con Piazza Ringo alle spalle vi aspettiamo alla prossima puntata di Scopriamo Ascoli.